assolutamente di studiare, di prepararsi, anche se l'Italia è appunto deficita in questo, ci sono pochissime scuole attrezzate soprattutto per accogliere poi il volume di ragazzi che vuole iniziare questa carriera. Ci sono tante scuole private, ma secondo me questa deve essere un'azione che deve far ritornare la voglia di credere nei propri sogni, la voglia di confrontarsi, la voglia di migliorare, la voglia di crescere, e quindi devono esserci delle scuole adatte a creare i futuri talenti, ci devono essere delle strutture, degli insegnanti pronti a tramandare quella che è un'arte, ma come vi dicevo prima, se non c'è un riconoscimento da parte delle istituzioni, è normale che poi non ci sia d'altra parte una voglia di costruire gli attori del futuro, i lavoratori dello spettacolo del futuro. Per esempio, negli Stati Uniti ci sono università, cioè tu ti puoi laureare come attore, ci sono delle accademie in tutti gli Stati Uniti, ci sono delle scuole adatte o per il musical o per il ballo o per il canto che ti formano, ti creano, ti fanno migliorare. Ecco, se l'Italia deve, tra le tante cose che deve fare, si ricorda di dare uno spazio artistico e creativo ai ragazzi che hanno voglia di diventare attore, beh, secondo me non farebbe qualcosa di sbagliato.